adesso vi mostrerò passo per passo gli ingredienti che ci vogliono per fare il pan di Spagna, la crema fluida. Quindi faremo tutto separato, non sarà e poi ci vuole anche la bagna, ci vuole anche la bagna al limoncello, quindi faremo tutto separato, ragazzi. Non ci sono proprio problemi, basta che seguite i procedimenti. Allora ragazzi, questa qua è la preparazione del pan di Spagna. Allora, come vedete qua in sovraimpressione è uscito a preparazione pan di Spagna. Allora, con questo pan di Spagna voi riuscite a fare una quantità di 12 cupolette di pan di Spagna, oppure fate un'unica cupoletta come farò io. Allora, abbiamo bisogno di 300 grammi di albume d'uovo. Quanto sono 300 grammi? Allora, adesso ci guardiamo in faccia. Allora, io mi riferisco a tutte le persone che fanno i video da cucina. Non tutti sanno cucinare, non tutti hanno gli strumenti necessari, quindi quando fate un video cercate di essere precisi. Allora, 300 grammi in questo caso abbiamo di albumi d'uovo, quindi il bianco dell'uovo 300 grammi, e poi logicamente 150 grammi di tuorlo. Allora, in poche parole, 150 grammi di tuorlo e 300 grammi di albume sono pari a 8 uova. Allora, voi incominciate a segnare, perché ci vogliono 8 uova solo per preparare il pan di Spagna. Quindi utilizzerete 8 tuorli e quello che esce il bianco, l'albume, ok? 8 uova. Poi alla fine sommiamo con le uova che sono presenti nella crema, perché così vi rendete conto quante uova dovete comprare, perché è sempre lo stesso problema. Allora, abbiamo 300 grammi di zucchero che io ho separato, perché una parte verrà montata con l'albume, un'altra parte verrà montata con il tuorlo, ok? Poi abbiamo 300 grammi di farina. In questo qua caso io ho deciso di farlo una all'arancia e una al limone, quindi ho preso mezza scorza di limone e mezza scorza di arancia e le ho tritate finemente in quei macchinari trita tutto. Quindi ho utilizzato mezzo e mezzo, però se voi la volete fare completamente al limone, utilizzate una sola scorza di limone, possibilmente quella di Sorrento, Positano e compagnia vale. Poi abbiamo le fragoline di bosco. Allora, le fragoline di bosco è un optional, chi le vuole mettere le mette. Allora, una parte andranno nelle formette, nella pasta, vi faccio vedere io però come, e poi un'altra parte servirà per fare la decorazione. Quindi fragoline di bosco è un optional, se lo volete mettere lo mettete. Allora, questo è per quanto riguarda la preparazione del pan di Spagna, quindi passiamo subito ai vari procedimenti. Ok, la spiegazione sugli ingredienti mi sembra che sia stata evidente. Allora, prima operazione, prima cosa molto importante, le uova lavorano bene a una temperatura di superato i 7 gradi. Quindi voi, se avete intenzione di fare questo dolce, non mettete le uova in frigorifero, oppure le mettete in frigorifero e le cacciate fuori anche la sera prima. Questo è un procedimento veramente molto importante. Allora, la prima cosa che faremo, uniremo 150 grammi di zucchero con i tuorli d'uovo e misceliamo per bene. Adesso facciamo lo stesso procedimento con gli albumi. Mettiamo i 150 grammi di zucchero, mettiamo i 300 grammi, che vi ricordo 300 grammi di albumi e sono pari a 8 uova con i suoi tuorli, 8 tuorli. Quindi miscelate per bene fino a quando il composto sia bello schiumoso. E voilà ragazzi, allora vediamo un po' come è venuto.
Allora, per ottenere un impasto del genere, la prima cosa vi dovete accettare che non scivoli. Allora, in questo momento sta scivolando, quindi io devo rimpastare un altro poco. Quindi questo impasto non deve scivolare. Voilà ragazzi, e quindi ecco qua, siamo pronti. Adesso noi introduciamo il nostro composto. E questa volta non dovete utilizzare praticamente il frullino elettrico, perché in questo caso non ha bisogno di aria, e quindi dovete fare in modo di miscelare bene dall'alto verso il basso tutto. Una volta che miscelato bene, aggiungerete la farina che dovrà essere setacciata. Esce, voilà, e quindi infornate a 180 gradi per 20 minuti. In questo caso può darsi che occorre qualche minuto in più perché sono più grandi. Allora ragazzi, per quanto riguarda la bagna che faremo all'arancia, 100 g di zucchero, una scorza di arancia, 150 ml di Contrôt oppure Grand Marnier, in questo caso è Grand Marnier, e 100 ml di acqua. Adesso vi faccio vedere i procedimenti. In questo momento faremo la bagna per il dolce all'arancia, quindi faremo 100 ml di acqua, 100 g di zucchero e il nostro Grand Marnier, e mandiamo tutto in ebollizione, lo stesso procedimento di quello al limoncello. Voilà ragazzi, quindi arrivati all'ebollizione abbiamo introdotto la nostra arancia e lasciamo così poi raffreddare, ok? Adesso voilà ragazzi, ed ecco i procedimenti per fare la crema al Contrôt, quindi anche all'arancia: 50 ml di Contrôt, 200 g 9 uova, tuorli d'uovo, poi abbiamo 200 g di zucchero, della panna da montare, da cucina, ne servirebbe un mezzo litro, però non è troppo. Poi una bustina di gelatina alimentare, dell'arancia e 200 g di burro. Adesso vi faccio vedere i procedimenti. Ragazzi, per quanto riguarda tutti e due gli ingredienti, io mi sono dimenticato una cosa, sia per quanto riguarda la crema all'arancia e sia per quanto riguarda la crema al limone. Ci vogliono praticamente 200 ml di acqua. Scusatemi, non sono dimenticato, però guardate qua, non so se mi spiego. Allora, più tardi, voilà. Allora, l'acqua ha dato i primi cenni di bollore, lo zucchero si è tutto sciolto, e quindi abbiamo introdotto il nostro limone e rimarrete così per una mezz'oretta circa, dopodiché andrete a filtrare. Là è fatta la bagna, vedete, delle due creme differenti, arancioni e giallo. Allora qua non siamo ancora arrivati praticamente all'ebollizione. Una volta che arriva all'ebollizione, tutto lo zucchero si è sciolto, introducete l'arancia per fare la crema all'arancia. Allora ragazzi, allora faremo in questo momento la crema, la faremo al Contrôt e l'arancia. Allora, il procedimento è sempre lo stesso, io con una frusta romperò le uova. Allora, quindi
come il procedimento di prima, a primo cenno del bollore io inserirò a filo nelle uova lo sciroppo fatto e miscelo. Allora, una volta fatto questo procedimento, noi metteremo il nostro composto nel tegame e ai primi cenni di ebollizione andremo a mettere il Contrô oppure il Grand Marnier e il nostro burro. Allora, quindi, arrivati ai primi cenni di bollitura, introduciamo il nostro Contrô . Mettiamo il nostro burro e facciamo cuocere a fuoco lento per circa 2 minuti. Voilà ragazzi, allora è finita anche la crema al Contrô, quindi adesso facciamo praticamente raffreddare. Sempre il solito discorso di mettere la pellicola a filo, significa praticamente sopra alla crema, altrimenti fa la crosta. Ok, a più tardi per vedere altri procedimenti. Allora ragazzi, arrivati a questo punto, le creme praticamente si stanno raffreddando e questo è il tempo che praticamente richiede di più. Allora, noi abbiamo quindi le nostre cupolette, come appunto vedete, molto ma molto simpatiche. La nostra bagna è anche completa e in più abbiamo messo questa grata. Questa non è una grata per stendere i panni delle Barbie, questa qua è una grata che può servire per mettere il dolce sopra, perché sopra andremo a mettere la crema rimanente fluida che coprirà quindi tutto il dolce. Poi vi faccio vedere tutto il procedimento. Ma ora, nel frattempo che la crema si raffreddi, noi facciamo così, con un coltello tagliamo una bella porzione di parte centrale, che è profumatissimo poi, tra parentesi. Allora, quindi farete un foro così dove andremo a mettere la crema interna. Questo tappo non lo buttate perché dopo andrà a coprire, d'accordo? Quindi ripetete così con tutti i dolcetti che avete fatto. Allora ragazzi, arrivati a questo punto che avete forato i vostri dolcini, prendete lo sciroppo che abbiamo fatto, inzuppate tutto l'interno prima di mettere la crema. Ragazzi, allora, arrivati a questo punto che avete inzuppato le vostre delizie, preparate un po' di panna. E quindi avete ottenuto così una bella panna. Adesso prendiamo la crema dal freezer. Allora ragazzi, la crema avrà questo aspetto così, che è un aspetto comunque gelatinoso. Ora voi la rifrullerete per avere la consistenza di una crema pasticcera. Aiuto, la finestra. Allora, crema strapon pronta, come vedete, ritornata alla sua normalità, tipo come una crema pasticcera. Adesso noi la allunghiamo praticamente con un po' di panna. Quindi noi aggiungeremo la panna, non tutta però, perché l'altra servirà per fare un po' di decorazione. Arrivato a questo punto, guardate la crema, quindi è bella così. Questo è lo stesso procedimento che facciamo con quello là all'arancia, quindi facciamo un unico solo procedimento, perché per me sarebbe un po' troppo complicato. Quindi le nostre delizie le inzuppiamo un altro po' prima di procedere e quindi le riempiamo di crema.
ragazzi, prima di proseguire, voi inzuppate per bene le delizie, inzuppatele di liquore per bene da tutti i lati. Non fa niente che cade qualche scorzetta di limone. Se avete la possibilità, filtratelo lo sciroppo. Però è più buono che ci sta anche il limone comunque dentro. Quindi, arrivate a questo punto, straniempitele di crema. Allora, ragazzi, possono sembrare brutte, ma vi garantisco che non saranno così. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Adesso mettetele in frigorifero per un'oretta circa, in modo che tutta la crema scende e che si diventa praticamente liscia. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Questo è per quanto riguarda la delizia all'arancia con trovo, ho aggiunto logicamente sopra dello zucchero arancione per far capire che poi è all'arancia. Quindi ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, iscrivetevi, vi aspetto al canale. Ciao ciao a tutti!